Buonasera in diretta dal team di Flash Sport, qui stasera alla Flaminia 7 perché sta per cominciare la finale, terzo e quarto posto di Europa League. In campo Coccinacce contro Atletico San Lorenzo. Per le Coccinacce Esposito, Milani, Campanelli, Abdallas, Miccio e Zavettieri. Comincia intanto la gara con il primo pallone giocato dall'Atletico San Lorenzo, maglia scura. Per Atletico San Lorenzo invece Adamo, Marchini, Consiglio, Petrolini, Ciucci, Fusari e Monlao. Attenzione proprio alle Coccinacce. Buono il pallone, tenuto in campo, fuori dal limite, cerca spazio, bella giocata per liberare il mancino. Tiro che arriva deviato. Pallone San Lorenzo, giocata corta, ovviamente su col quinto di movimento, si prende qualche rischio di troppo. Conquista il pallone, formazione delle Coccinacce, cerca lo scavetto Abdallas, pallone che non va. Ancora la giocata profonda di Zavettieri, buona però sulla seconda palla per le Coccinacce. Sale Campanelli, carica il destro ma una finta, arriva adesso, palla che si infila sul secondo palo, passa in vantaggio squadra delle Coccinacce, la mette dentro Campanelli. Pallone velenosissimo, riesce a rimediare la difesa del San Lorenzo, ottima la palla in parallela, tocco dietro. Fase difensiva eccellente delle Coccinacce in questa occasione. Salta di netto sulla fascia la diretta avversaria. Palla dentro! Carambola sul corpo di Marchini. Entra in porta il pallone. 2-0 Coccinacce. Eccolo ancora col quinto il San Lorenzo. Palla dentro! Arriva la conclusione. Il tocco che mette dentro il pallone, accorcia le distanze il San Lorenzo grazie a Marta Fusari. Buona triangolazione San Lorenzo, per vedere libera Monlao, eccola la numero 11, cerca spazio, prova un corridoio centrale, spazio non c'è, allora possesso Coccinacce. Miccio in parallela, prova ancora a spingere Milani, Milani, Milani col destro, filti palo. Atletico San Lorenzo sulla corsia di sinistra, pallone dentro, in spaccata Zavettieri, salvare il 2-1. Pallone velenoso recuperato dal San Lorenzo, conclusione mancina e arriva il gol del pareggio, il gol del 2-2 di Giovanna Adamo. Alla distanza arriva un gol inaspettato, Ilenia Campanelli sorprende tutti, porta nuovamente le Coccinacce in vantaggio. Cambio corto, deve scaricare perché è pesatissima. Gira il pallone il San Lorenzo. Corridoio centrale. Buono il triangolo. Sale proprio il San Lorenzo. Conclusione tentata. Ora attenzione al break delle Coccinacce con l'avanzata e la conclusione ancora a rete. Il gol di Milani fa 4-2. Prende qualche rischio il San Lorenzo, porta sguarnita, ritornato ora tra i pali, ci provano le Coccinacce, parata sulla linea, subito a rimettere in avanti, in anticipo però Miram Miccio che scarica per Abdallas che fa quello che vuole lì davanti, infila gol mancino a 5-2. Pronti per il secondo tempo, già partiti con il possesso delle Coccinacce. A destra, Monlao,
con una conclusione tentata. Muro delle maglie fluo, si riparte dal basso. Ancora con la quinta di movimento, eccola qui. Carica al destro, ma una finta. Difesa schierata. Indicazione alle compagne. Attacco un po' debole. Buona la suolata a evitare l'avversaria. Conclusione che sbatte sul palo. Allora San Lorenzo. Sotto pressione delle cuccinacce. Indicazioni di Zavettieri fra i pali. Indicazioni tattiche a far salire le cuccinacce che intercettano il pallone con Miccio di punta. Miccio. Miram Miccio fa 6 a 2 cuccinacce. Guidando 6 a 2. Buona la combinazione sulla corsia di sinistra. Cambio di fronte. Pallone dentro. Incredibile chance. Bella azione del San Lorenzo, ma non si conclude con la rete. Battuta corta la rimessa, poi subito in profondità arriva il tocco quasi fantasma di Milani. Sembra aver toccato per ultima, con che si infila in rete per il 7-3 in favore delle cuccinacce. Allora nuovamente le cuccinacce con Milani che alza il pallone, si infila in rete, fa 8-3 cuccinacce. Non c'è più tempo, finisce 8-3 tra cuccinacce e San Lorenzo. Cuccinacce terze per questa Europa League, quarto posto invece per il San Lorenzo.